Che bel quartiere. E poi mi ricordo dell'Azza, di Ostia Lido. Chissà voi che mi ascoltate, di dove siete. Beh, magari siete di Pomezia. Ecco, la politica italiana mi fa schifo. Negli ultimi giorni si sono ripetute le cose degli ultimi anni. E fra qualche anno si ripeteranno le cose degli ultimi decenni. Ed è veramente una cosa che provoca insofferenza. Veramente. Però è così. Per quello io tendo a relativizzare il problema. Perché tanto tutto si ripete. Ti danno il giusto di programmi televisivi che si può risolvere tutto. Invece non è vero, non si risolverà mai nulla, soprattutto parlandone nella televisione, come se i programmi facciano cambiare la realtà politica del paese. Invece mai nessun programma farà cambiare la realtà delle cose, anzi, serve solo a intrattenere e a distrarre la gente. A forza di parlarne, la gente arriverà a fregarsene dei problemi del paese, perché più se ne parla, più la gente crede che qualcuno li risolverà. Ma non è così, non si farà mai niente. Ed questa è una cosa triste. Perché ti danno l'illusione con questo chiacchiericcio, questo bla bla bla, questo bau bau, ti danno l'impressione che c'è gente che si preoccupa e che li risolverà i problemi. Siccome noi italiani siamo abituati a delegare o derogare la risoluzione dei nostri problemi a altre persone, per esempio vedi la politica rappresentativa, tu voti perché altri votino delle persone o elegano delle persone che dovranno decidere, facendo delle commissioni, chi risolverà i nostri problemi. E alla fine chi controlla le commissioni che dovranno controllare? Le commissioni delle commissioni che risolveranno presumibilmente i problemi, eletti nominati da chi noi abbiamo votato, se poi si accordano con la minoranza che penso, vedi, questo Renzi che deve interpellare sempre Berlusconi, che è una minoranza di governo, una posizione, che poi continua a fare politica. Sembra che il Matusalemme non crepa mai, ma vabbè. L'Italia è il paese delle contraddizioni. Che ci porteremo dietro per anni ancora delle contraddizioni di berlusconiana memoria. Quindi è come un karma che abbiamo. È morto Andreotti ed è rimasto Berlusconi, te ti immagini? E questa è anche colpa vostra che li continuate a votare, perché poi loro si legittimano anche senza voto una volta che voi avete legittimato i partiti. E quindi è tutto un casino, insomma, alla fine è colpa vostra, non è colpa dei politici.
Ma pensate che cambieranno mai le cose in Italia? Pensate davvero questo? Allora pensate male. Non avete capito niente. In realtà non cambierà mai nulla, anzi, cambiate voi, diventate vecchi, vi ammalate, morite, e il paese continuerà con i nipoti e i nipoti dei politici di adesso. Vi hanno fatto festeggiare molte volte, a voi, ai vostri padri e ai vostri nonni, e continuerà a essere così, capito? Come dire, tutto quello che si legge adesso, Prodi Berlusconi, Berlusconi Prodi, Prodi D'Alema, Berlusconi D'Alema, Berlusconi Prodi, Grillo, Casaleggio, quell'altro, Matteo Renzi, De Mita, e se mi ricordo la politica degli anni 70 ed 80, Tangentopoli, la prima repubblica, il contrappartito, Mani Pulite, tutti a parlare e dire cazzate come adesso, non è cambiato nulla. Nulla cambierà in futuro, per più che vi fate prendere dal culo da false promesse, non cambierà mai nulla. Arrendetevi! Le cose continueranno ad andare per il loro corso, che non è corso Sempione, ma è il corso che vi daranno i politici, non voi. Voi siete discutibili, voi potrete discutere ciò che i politici decidono che dobbiate discutere. Voi votate il referendum per abolire la finanziazione pubblica dei partiti e continueranno i partiti a prendere soldi in corso come la Margherita quando già non esistono più come forze rappresentative. E quindi a che serve che voi votiate contro la finanziazione pubblica dei giornali, dei partiti o delle chiese se continueranno a ricevere i vostri soldi che dovrebbero ritornare alle vostre tasche, perché non dovrebbero più finanziare nulla, e voi perdete il lavoro, perdete la casa, vi pignorano i beni perché non potete pagare il mutuo, e rimanete con dei beni pignorati anche quando uscite dalla vostra casa che non potete abitare più. Quello non conta, conta solo farvi mettere una crocetta sul pezzo di carta per legittimare il loro dominio, la loro violenza sulla vostra impotenza e sulla vostra avvilita vita. Ecco a che serve la politica, che tu voti qualcuno perché vadi al potere e poi te lo porti per la strada e ti dice ma si levi di mezzo lei che non sa chi sono io. E tu l'hai votato. A me la politica mi sembra di aver fatto capire che non mi interessa per niente. Il mio cane abbaia come un pazzo, perché è pazzo, non per altro. Ci sono dei ragazzini in una casa di un vicino che giocano alla rimpalza con la strumpalaccia. E questo stronzo del mio cane che non finisce mai di abbaiare. Non so come sarà venuto questo programma radio, ma scusate, io ho avuto questo momento di pausa. Non posso mica aspettare che il mio cane finisca di abbaiare per fare un programma radio, perché poi devo uscire. Sono le 16:51 e c'è anche qualcuno che si esercita lontano con una flauta. Il mio quartiere è un manicomio. Ci sono vicini che fanno rumore con la palla, gente che suona strumenti musicali ma sta facendo il solfeggio. Il mio cane abbaia, altri cani in lontananza anche. E ci sono assalti nelle ville e villette a diario. E quindi è tutta una pazzia. Comunque, che dire, che fare, che provare, che vedere. Che ascoltare con quasi 5 minuti a mia disposizione, perché arrivo fino all'ultimo a dire qualsiasi cosa, perché voglio arrivare alla scadenza dell'ora di tempo che mi rimane gratuita per poi cancellare dei programmi. Comunque,
16:52. Il sole ha superato già la metà del percorso e forse 5:30 inizierà a declinare. Già adesso si sta abbassando all'orizzonte. Fa sempre più fresco, anche se stando al sole, nonostante i 9 gradi, c'è caldo, soprattutto se ti metti un giacchetto. Io sto nella terrazza del giardino con i miei 3 cani, per fortuna che abbaia solo uno. C'ho tanti ricordi di Casalpaloco, ma probabilmente nessuno che sia di Casalpaloco che mi ascolta. Come dire, non so con chi condividere le mie idee. Poi da giovane volevo essere uno scrittore e francamente vorrei ancora adesso essere uno scrittore. Però nessun editore che ti pubblica. È triste, no? Allora per quello ho fatto fare dei video per condividere le mie idee in YouTube. Forse ci avrò più successo in YouTube che non scrivendo libri. Anche perché molta gente al giorno d'oggi vede video più che leggere. Allora, come dire, non soltanto sto in YouTube, ma anche sto in Dailymotion e Vimeo. Per la gioia di tutte e tutti voi, che non potete fare a meno di seguire la mia programmazione, lo so, e di rimanere fedelmente iscritti al mio canale, e di questo non vi ringrazierò mai a sufficienza. Ed è proprio per questo che mi sto allenando per fare sempre migliori programmi in Spreaker, ma vi invito a guardare la mia migliore programmazione di YouTube, che forse vi divertirà ancora di più, perché ogni giorno potrebbe uscire qualcosa di nuovo, a volte in una settimana nulla, ma a volte 2 o 3 video. Ci sono stati momenti in cui sono usciti in una settimana 8 video. E poi è inutile ricordarvi, perché voi lo sapete già, che mi trovate ogni giorno con nuove foto in Instagram, dove pubblico regolarmente tutorials di gastronomia casareccia.